Sono solo, Maria. Non è forse la solitudine un misero prezzo per il potere? Dunque il padrone dell'Europa, che può disporre della esistenza di milioni e milioni di uomini, non può ordinare ad uno di essi di essere suo amico? Perché non emettete un decreto, sire, che abolisca la vostra solitudine? Faccio appello alla vostra generosità. Sarò generosa con voi come voi lo siete stato con me. Voi dite di essere solo, ma dove accogliereste un amico? Nel vostro cuore è troppo pieno di voi. Nel vostro spirito è troppo pieno del mondo. E le vostre brame non sono degne dell'amicizia. Io sono solo. La solitudine non è un prezzo conveniente per il potere, sire. Volete farmi credere che il padrone dell'Europa, che può comandare a 1 milione di uomini di morire per lui, non riesce a trovare un amico in mezzo a loro? Perché non emettete un decreto, sire, per abolire la vostra solitudine? Mi appello alla vostra generosità, Maria. Sarò generosa quanto voi lo siete stato con me. Avete detto che siete solo. E dove lo ricevereste voi un amico? Nel vostro cuore è troppo pieno di voi stesso. Nella vostra mente è troppo piena del mondo. I vostri desideri non vi procureranno mai un'amicizia.